seconda giornata della 47esima edizione del Vinitaly, il Salone Internazionale del Vino a Verona raccoglie anche oggi migliaia di visitatori. Particolarmente apprezzato il padiglione dei vini pugliesi, dove estimatori e buyer si concentrano nelle aree tasting tra gli stand delle 121 aziende presenti. Tra neri, rosati e bianchi, il vino pugliese non conosce paragoni. Lo confermano anche i numeri di Assoenologi della Puglia, che questa mattina ha presentato gli ultimi dati raccolti nel 2012 alla presenza del senatore Dario Stefano e dell'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Fabrizio Nardoni. Una vitivinicoltura in Puglia che si è molto innovata da un punto di vista generazionale e che anche qui, con la elezione del nuovo presidente di Assoenologi, ci dà la possibilità di dire che quell'obiettivo di consegnare una grande storia nelle mani delle nuove generazioni è un obiettivo che abbiamo agganciato e che ora dobbiamo continuare a coccolare. Sappiamo perfettamente che grazie al vino abbiamo un interesse dal punto di vista turistico, enogastronomico, e la regione questi anni ha messo in atto tutta una serie di risorse in campo, tutta una serie di risorse per incentivare queste attività. Grande importanza è anche il rapporto con gli enologi, perché fanno attività di commercializzazione, diciamo, nel senso che informano il nostro prodotto, raccontano com'è il nostro prodotto, e sicuramente l'attività di internazionalizzazione viene anche portata avanti anche grazie a loro. È un trend in crescita quello delle esportazioni del vino italiano all'estero e in particolare di quello pugliese. Le vendite registrano 4,7 miliardi di euro, pari al 6,5% in più rispetto al 2011. A puntare in alto, partendo proprio dai dati incoraggianti snocciolati da Assoenologi, è il presidente nazionale di Union Camere Ferruccio Dardanello, che non può fare a meno di esaltare il grande entusiasmo che fra gli operatori del settore e i visitatori del padiglione pugliese si respira. Vedo tanto entusiasmo, tanti sorrisi, non è soltanto la gradazione alcolica del vino che porta serenità, ma credo che ci siano, io me lo auguro, tanti buoni business. Ho visto tanti compratori, tanti buyer da ogni parte del mondo, tanti cinesi, tanti giapponesi, quel mercato asiatico che può diventare un nostro grandissimo mercato, in modo particolare legato alle cose della terra e all'agroalimentare, quindi sono fiducioso. Stessa positività si percepisce negli intenti del presidente di Union Camere Puglia, Alfredo Prete. Come Union Camere continuiamo a spingere fortissimo. Andremo a partecipare a tutte le fiere perché siamo convinti che il nostro vino, io lo definisco l'oro rosso della Puglia, può realmente sfondare su tutti i mercati. La Puglia dunque continuerà ad osare anche in un momento delicato come questo, puntando su ricerca, innovazione tecnologica e professionalità.